Possibile che arrivino altri colpi? Voi avete letto Giuseppe Gambino, a uomo, diciamo, immagine, è sicuramente il giocatore più rappresentativo di questa Agracas. Come siete riusciti a convincerlo? Intanto Giuseppe Gambino si autoelegge a uomo immagine per la sua storia e per il modo con cui si è presentato con grande umiltà in punta di piedi. Da professionista si è messo a totale disposizione prima dello staff tecnico, dei compagni, non facendo pesare i suoi trascorsi tra i professionisti, e diciamo con molta umiltà ha sposato la causa agrigentina. Noi, diciamo, abbiamo iniziato, possiamo dire a fine giugno, parlare con Giuseppe Gambino, perché intanto abbiamo fatto leva sul fatto che è un soggetto che ha sempre voluto giocare nella sua città. Vero che risiede a Raffadali, ma di fatto è un agrigentino, perché comunque è nato ad Agrigento, frequenta Agrigento e quindi ha sempre voluto. Però è normale che un giocatore di questa levatura, che è stato anche seguito dal Palermo, ha avuto anche una trattativa col Palermo, voleva un po' guardarsi in giro, perché certamente l'eccellenza è una categoria che non aveva mai fatto, e poi voleva vedere anche se effettivamente la società stava facendo una squadra seria, oppure insomma era una squadra così tanto per fare un buon campionato. E l'abbiamo atteso, si è convinto, ha visto quello che abbiamo fatto in queste ultime settimane, e poi alla fine l'ho pressato un po' e quindi ha accettato di venire. E certamente lo dico, perché è giusto che si sappia, non per un fatto di soldi, perché quello che sta guadagnando all'Agracas è un terzo di quello che ha guadagnato ad altri posti, ma ha sposato il progetto, e noi abbiamo anche detto che lui sarà il nostro uomo guida, ma lo deve dimostrare nel campo, ma già lo sta facendo. E peraltro abbiamo il piacere, se lui lo vorrà, che nel momento in cui dovesse decidere di appendere le scarpe al chiodo, Giuseppe Gambino farebbe parte comunque del nostro staff dirigenziale, tecnico, secondo quello che lui vorrà fare. Ma ci sono giocatori altrettanto importanti, su tutti Giovanni Biondo, Paterniti, che è un portiere di sicuro affidamento, ha fatto quest'estate anche il Beach Soccer, è stato uno dei protagonisti di questa manifestazione, abbiamo degli agrigentini come Cipolla, Treppiedi, che dicano i cattì, poi abbiamo tesserato Licata, che l'anno scorso giocava in Lega Pro nella Cavese, delle persone che al pubblico agrigentino sono sconosciuti, come Lala e Caronia, ma io li conosco bene per averli avuto alla Palmonvalle, sono giocatori che hanno fatto sempre la categoria con buoni risultati. Abbiamo tesserato Facundo, che è un giovane argentino di sicuro avvenire, lo abbiamo tenuto in prova per alcuni giorni. Ci ha convinto e l'abbiamo tesserato, così come Pitrotto, questo ragazzo che l'anno scorso faceva la Serie A maltese. Quindi tutti gente di buon profilo, che ovviamente sposano il progetto tecnico di Mister Mutolo, i cui allenamenti sono stati apprezzati dai tifosi che sono venuti qui a vedere le sedute di allenamento, ma soprattutto alla squadra, che ha recepito il suo credo, e anche oggi in questa partitella amichevole con l'Empedoclina, seppur in un campo ridotto qual è quello di Fontanelle, si stanno vedendo delle buone trame di gioco, dei buoni movimenti, segnale che appunto il lavoro del tecnico è stato recepito dai giocatori, e si è creata una simbiosi tra lo staff tecnico e i giocatori. Quindi sono tutte cose che ci fanno ben sperare. È ovvio, poi ci sono dei giovani di sicuro avvenire come Mannina, Faulisi, Ruggeri e qualche altro. Dico, potrei scorrere tutta la lista, forse ho dimenticato qualcuno, però sicuramente abbiamo preso chi era convinto di sposare la causa dell'Agras. Mi dispiace per qualche agrigentino, nel caso faccio nome e cognome, di Fragapane. Mi dispiace tanto che non ha sposato il progetto dell'Agracas e si è lasciato abbindolare da richieste più allettanti dal punto di vista economico. Io contavo molto sulla sua presenza, perché è un ragazzo che si definisce dal sangue biancazzurro, però è qualche altro agrigentino che ha preferito andare altrove, perché avrei voluto che l'Agracas fosse composta da più agrigentini, però quelli che non ci sono è perché non hanno voluto loro. Noi l'abbiamo cercati, però quando non li vedo convinti e mettono i soldi davanti al progetto, a me non interessa.
Abbiamo trattenuto l'unico dell'anno scorso, Sant'Angelo, che è stato il bomber ed è un gran bravo ragazzo e ci tornerà utile. Poi se si porrà la possibilità di qualche nuovo innesto, perché il mercato ce lo consentirà o perché se verrà richiesto dal mercato, lo faremo. Ci sono due giovani argentini che sono arrivati stanotte in prova, un esterno sinistro di cui si dice un gran bene e un play. Vediamo che roba sono e poi tireremo le somme.